potevamo più niente. Proprio stremati, al limite della sopravvivenza. Ci devono presentare al comando tedesco, se no accinano a te e tutti i tuoi parenti. È stato presentato a Riardo, nell'antico casale, una volta sede della Ferrarelle, il docufilm Terra Bruciata di Luca Gianfrancesco sulle stragi naziste in Campania nell'Alto Casertano. Un documento di grande importanza storica attraverso il quale viene ricostruita in modo puntuale e a tratti struggente anche la strage di Riardo, un piccolo centro a pochi chilometri da Capua, dove una banda partigiana riesce a scacciare con le armi i tedeschi dalla piccola cittadina. L'evento a cui ha partecipato fra gli altri il regista e il grande storico Guido D'Agostino e numerosi appassionati è stato anche l'occasione da parte dell'Associazione Alto Casertano, che ha promosso l'evento, di dare il benvenuto nell'associazione a 4 nuovi soci. Ma che serata è stata e cosa si prefigge in futuro l'associazione, lo abbiamo chiesto al presidente Antonio De Pandis. Allora, innanzitutto la ringrazio di essere qui. Questa sera è una serata particolare, cioè nel senso che a chiusura, la nostra associazione a chiusura dell'anno individua alcuni temi che poi sviluppa legandoli al brindisi di fine anno. L'anno scorso è stato il campo agroalimentare di eccellenza, oggi c'è questo evento culturale. Noi siamo impegnati già da vari anni, crescendo sempre nel numero sia degli associati ma anche delle proposte culturali che noi intendiamo così porre all'attenzione del territorio su alcuni temi specifici. Adesso per esempio siamo impegnati come partnership insieme a Città della Scienza, al Col Diretti Provinciale e a 2 istituti scolastici, l'Agraria di Caserta e l'Istituto Alberghiero di Teano, per una borsa di studio che ci sarà una serata conclusiva ad aprile prossimo, per l'assegnazione di 3 borse di studio ai migliori lavori svolti nel campo dell'innovazione, nel campo eno e agroalimentare. Così come anche in questa fase siamo impegnati sull'aspetto culturale. Quindi sono sempre momenti che segnano una crescita culturale sotto questo aspetto. Fra i nuovi 4 soci anche il dottor Angelo Milo. Dottore Milo, allora stasera per lei è stata una serata oltre che culturale, è stata per lei un motivo di orgoglio perché è stato inserito in questa associazione prestigiosa come l'Alto Casertano. Sì, io ho ringraziato l'associazione e attraverso il suo presidente Antonio De Pandis e tutti i soci componenti dell'associazione per aver dato questa riconoscenza per il lavoro svolto nell'arco degli anni per il territorio dell'Alto Casertano, e loro l'hanno voluto premiare questa mia attività con questo riconoscimento consegnandomi una pergamena e facendomi diventare socio onorario dell'associazione. Da Riardo è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.